È una conferenza stampa di fine anno, ma sostanzialmente anche un po' di fine mandato. Ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissa più o meno 5 anni fa? Sì, diciamo di sì, anche se non siamo arrivati ad avere una situazione perfetta. Io sono molto puntigliosa, quindi non sono mai contenta, soprattutto del lavoro che faccio io. Comunque è stato un lavoro importante, un lavoro che fino a 4 anni fa era un lavoro straordinario. E forse anche l'edilizia residenziale pubblica veniva anche un po' messa in un angolo. Io ho cercato di farla diventare centrale e credo che comunque tutte le attività svolte importanti siano agli occhi di tutti in questi 4 anni, a partire da via Malpighi, dal nuovo bando all'assegnazione degli alloggi alle famiglie aretine e questa grande lotta alle occupazioni abusive che ha portato a liberare tanti alloggi che finalmente sono andate a far scorrere quelle graduatorie che si vengono fatte ma poi rimangono ferme e poco senso hanno. Il criterio di residenzialità, quindi 5 anni, è un criterio regionale. Voi avete introdotto altri criteri? Noi rispetto al bando del 2015, che è dove abbiamo chiesto agli extra UE di certificare la proprietà dello stato immobiliare all'estero, per questo nuovo bando che è attualmente fuori e che si chiuderà il 31 gennaio, le abbiamo chiesto anche ai residenti nell'Unione Europea per una questione di equità. Gli italiani, come tutti sappiamo, sono soggetti alla verifica del catasto, gli extra UE dal 2015 hanno l'obbligo di certificazione, gli unici che rimanevano fuori da queste regole e potevano continuare con l'autocertificazione erano gli UE. Noi l'abbiamo chiesto anche a loro per dare una certa linearità alla documentazione. Cosa voleva fare polemica? Io volevo fare polemica. No, allora, purtroppo sono rimasta a Roma in questi ultimi giorni, ho seguito in streaming il Consiglio Comunale perché mi piace seguirlo. Ho sentito la polemica del consigliere Caneschi sul fatto che io in Consiglio Comunale non ci sono mai. Non è vero, a volte è vero, arrivo tardi, ma perché prendo la macchina da Roma e corro in Consiglio Comunale e poi rientro a Roma per l'aula o le commissioni. Ma io ero a Roma anche per lottare su una situazione che riguarda proprio l'edilizia residenziale pubblica, perché questo governo con la legge di bilancio ha inserito l'IMU anche per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ieri c'è stato un importante incontro di Federcasa a Milano, mi sembra, dove tutti gli enti gestori, le regioni e gli enti interessati hanno firmato un documento facendo presente la gravità della situazione, perché è previsto come IMU per l'anno 2020 un esborso per l'edilizia residenziale pubblica di 180 milioni di euro. Quindi durante la discussione, il dibattito in aula si è parlato di piano casa, hanno messo un quinto dei soldi per l'edilizia residenziale pubblica, poi se li prendono con l'IMU. Questa situazione manderà all'aria tanti enti gestori e saranno tutti soldi sottratti alla ristrutturazione. Tutti noi sappiamo quanto è difficoltoso ristrutturare e portare avanti l'edilizia residenziale pubblica e questo sarà un grandissimo problema. Quindi volevo dire sì, è vero, non c'ero, ma stavo trattando di un problema che riguarda anche la nostra città.